Io sono Raffaele Marino, vengo da Caivano in provincia di Napoli. Ho fatto un bingo venendo qua in Moldavia. Ho dovuto fare sta cura dentale perché una volta fatta una visita in Italia da un dentista mi ha detto che era affetto da parodontite acuta. E quindi mi diceva che da lì a breve iniziavo a perdere i denti. E quindi ho detto pensavo di intervenire prima possibile perché poi stando senza denti in bocca è una cosa bruttissima e quindi mi sono dato da fare, vedere dove vedere di fare questi interventi. E sono venuto qua in Moldavia dopo tanti giri di internet e cose varie. Parliamo di un caso di una parodontite marginale cronica generalizzata, una forma grave di parodontite con una igiene deficitaria. La una di causa perché l'igiene deficitaria è perché l'abbiamo molto tartro, questo è perché la saliva di paziente è più densa e in un tempo più scorto si fissi tutto questo tartro. Il primo domanda di paziente è di avere denti fissi e estetica. Appena me ne sono accorto della parodontite, ho cercato di prevenire, di vedere cosa fare prima che cascassero i denti, dico la verità. E niente, sono andato da vari dentisti d'Italia, poco rassicuranti, di sicuro tutti quanti. Così alcuni amici mi parlavano della Croazia e mi sono messo un pochettino su internet vedendo questa cosa, però non è che mi fidavo più di tanto. Poi ho iniziato a guardare delle interviste su Facebook di Palmas, il dottor Palmas, e diceva che uno che mi ha convinto subito dalle parole che diceva e da come le diceva. Togliato tutti i denti, inserata 6 impianti sotto, prima solo 5 impianti sopra perché a destra non abbiamo osso. Il paziente si ritorna dopo 4-5 mesi, fissiamo altri 2 impianti, va a casa senza modificare i lavori provvisori. Nel secondo viaggio lo facciamo in impianti e vediamo la gengiva. In questo caso è paradossale perché l'abbiamo tanto infezione prima di intervento, non li. In secondo viaggio la gengiva è più buona. Ci sono casi quando se il paziente si ritorna e la gengiva è morbida, è necessario degreffare questa gengiva, prendiamo gengiva di palato, inseriamo sotto. Questo è un caso dove è tutto a posto. Il paziente si ritorna a noi dopo altri 6 mesi, questi ci sono lavori provvisori e dopo 6 mesi si ritorna per denti definitivi. Si vede in corso di tutti gli impianti, abbiamo una gengiva fissa, questa porzione dell'osso che si risorba in tempo perché abbiamo una parodontita e qui sotto dove l'infezione è più grande prima abbiamo una gengiva fissa. E questa è la situazione del paziente al fine di trattamento, prima di intervento e al fine di trattamento. Che è necessario di conoscere che in caso di una parodontite generale cronica generalizzata, il rischio per pazienti di avere complicazioni con gli impianti è più grande perché la flora e i batteri che ci sono in bocca sono più aggressivi per gli impianti. Per questo sono necessari 2 anni, perché 2 anni dopo quando togliamo i denti la flora è una più o meno aggressiva. Importante i primi 2 anni avere una buona igiene, di fare bene la pulizia dei denti, è importante venire dopo 1 anno per un controllo, perché quando abbiamo pazienti con parodonti, abbiamo infezioni in corso di impianti, se non abbiamo problemi con gli impianti è possibile dopo 1 anno di stoppare questo, di controllare. Dopo 2 anni è possibile che è necessario di togliere qualche impianto. Non so che dire, ma sono contentissimo della mia scelta, perché poi tra i tanti preventivi che ho fatto in Italia, in Croazia, in Romania, ho scelto questo qua in Moldavia e venire qua perché mi sembrava più rassicurante di tutti quanti. Poi non mi ripeto di nulla della mia scelta, perché poi una volta arrivato qua è tutto come pensavo che fosse. Let's see it. Got it.
sono arrivato dall'aeroporto e adesso vado avanti con le consegne. Andiamo il nostro dipartimento marketing. Ciao ragazzi. Ragazzi, ciao, ciao, ciao. Ciao Valeria, cosa stai facendo? Ciao, sto montando un video. I nostri pazienti... Non può. I nostri pazienti... Se volete andare con Mungalfera in Moldavia è possibile. Ciao ragazzi, siamo qua oggi in una giornata di festa, di relax, in famiglia, con i pazienti del dottor Palmas. Siamo felicissimi di essere qua, veramente. E stiamo veramente bene. Ci stiamo divertendo. Molto. Molto, non è ancora finita perché la giornata è ancora lunga. E niente, speriamo di divertirci, andare a cena. Auguro a tutti i nuovi che dovranno arrivare di fare queste esperienze, perché è un distacco da quello che si fa di tutta la giornata con la clinica, con la pizzeria sotto la clinica e così, e poi si esce un po' dalla normalità ed è bello, ecco, rilassante e bello. E poi c'è una socializzazione familiare, che questo è quello che ci piace a noi. Molte, eh? Sì. È vero, si sta veramente bene. Tutti gentili, tutti bravi. Io ti amaremo sempre. Nena, no te penes en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Dimmi, come ti senti? Strano. Perché? Tutta gonfia. Cosa hai fatto? Ho fatto un dentino. È tutto il dentino? Che tra l'altro lo voglio. Facciamo vedere il dentino? Il Ma dentino. Posso tenerlo? Lo vuoi tenere? Eh? Posso tenerlo? Sì. Sì! Cosa fai? È stato velocissimo. Davvero? Sì. Ma veramente? Ma come non va? Non mi sento più la lingua a metà. No? Immagino. Sembra di avere le... Allora ti senti pizzica. Bene? Sì. Possiamo andare a ballare? Sì, boh. Stasera te la rubiamo. Va bene, io ci vado a mangiare con gli altri forse. Cosa stai facendo? Mi sto misurando la pressione. Perché? Perché non sto molto bene. Fa male? Fa molto male. Fa male, male. Certo. Un po' ho imparato. Certo. Tutto bene. Stai tranquillo. Fai un giretto, un giretto. Sì, bellissimo. Farò un giretto. Un giretto. Bella. Ha un sorriso. Qua abbiamo la nostra collega. Buongiorno. Cosa stai facendo? Allora daremo al paziente i medicinali per 5 giorni.
Yeah.